Cari seguaci e amici Peaceman, ben ritrovati su Araxat Channel. Prima però di parlare dell'ultimo capitolo, l'876, intitolato Punding appare per caso, vorrei spendere qualche parola per ringraziare tutti gli iscritti al canale e ovviamente salutarli. Grazie a tutti voi! Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno fatto gli auguri per il mio compleanno attraverso i vari social e non, e in particolare la mia dolce metà e la mia famiglia. Se arriveremo a 100 like a questo video, farò un video sui regali che ho ricevuto. Volevo salutare il Circolo del Leoncino e fare gli auguri di buon compleanno a Giacomino, che ha compiuto gli anni il 25 agosto. Volevo ringraziare e salutare la mia amica artista che ha fatto tutti i quadri di One Piece che ho in casa. Trovate il link alla sua pagina qui sotto. Volevo salutare in particolare Ceffi, Deidara, Riccardo, Stefan e Amelin, che seguono sempre il canale. Volevo salutare tutti i 10.000 e passa iscritti alla pagina di One Piece Backstage Italia, di cui sono uno degli admin. Ma è un video sui saluti o su One Piece? Hai ragione, ma ho diverse cose da dire e non fare il solito guastafeste. Ma cosa mi dici mai? Stavo dicendo, ecco, poiché a sorpresa mi è stato regalato il primo volume di One Piece, la collezione ufficiale, che vi mostro, eccola qui, quello da 1,50, e se avete visto il mio video in merito sapete che non è un granché, perché poi costerà 9,99 euro. Volevo sapere, secondo voi, cosa potrei farne? Tagliarlo? Bruciarlo? Inviarlo a qualcuno per posta è escluso, perché sarebbe davvero una rimessa. Quindi ditemelo con un vostro commento qui sotto. Io avevo pensato a qualcosa, però prima voglio sentire le vostre idee. Ne approfitto per invitarvi a vedere anche il mio video su Big Mom e la saga di Wolcake Island, che spiega come secondo me è strutturata la saga e dove il nostro Oda Sensei ha preso ispirazione. Trovate il link nella descrizione qui sotto, come sempre d'altronde. Avrei da fare anche un video su un certo capone Gang Badge, ma non ho il tempo di girarlo, quindi per ora è rimandato. Stavo anche pensando di fare o dei video a tema sulla restante della ciurma dei Mugiwara, oppure dei video che riassumono quanto accaduto in One Piece dall'inizio fino alla saga di Zou. Non sono proprio convinto, quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Domani prendo un gatto. Ma forse lo avevo già detto. Sei proprio insensibile. Però ragazzi, non a tutti i torti. Quindi parliamo subito del capitolo 876. Popolo di Araxat Channel, prima di parlare dell'ultimo capitolo vorrei commentare la cover. Continuano le mini avventure. Come previsto si cambia componente della flotta e dopo Cavendish e Bartolomeo passiamo a Don Sai e alla Marina Appo. In questa prima mini avventura vediamo che la Marina Appo sta facendo ritorno a casa. Si intuisce dai cuoricini che Baby Five è sulla nave di Don Sai. Non capendo il giapponese, sono ancora le prime lezioni e costano, non riuscendo a capire se il Jolly Roger che vediamo sia quello dei Mugiwara o meno, in quanto è piccole non è che ci vedo benissimo anche zoomando l'immagine, non so dirvi se c'è qualche riferimento all'ingresso della Marina Appo nella grande flotta dei Mugiwara. Se avete qualche informazione a riguardo potete scrivermi un vostro commento qui sotto. Per la cover non ho altro da aggiungere, quindi passiamo subito, si fa per dire perché è da mezz'ora che sto parlando, al capitolo. Il capitolo, quello precedente, terminava su un primo piano badass di Pudding e si riapre su una panoramica della foresta fuorviante dopo l'attacco spettacolare di Zeus e Nami. Mi dispiace per coloro che credevano che Big Mom fosse fuori gioco. Io ci speravo, ma mi sembrava fin troppo semplice.
è più resistente Big Mom o Kaido? Non lo so. Quello che so è che finché Lily non mangia la sua torta nuziale non si calma. Ci vorrebbe un dottore! Trovate un dottore! Parlando di dottore, il nostro Dottor Chopper insieme allo scheletro Brook si stanno dando da fare per salvare la loro nave, la Thousand Sunny. Riusciranno a distruggere gli specchi presenti sulla nave? Ditemelo sempre qui sotto con un vostro commento. Non riesco ancora a inquadrare bene Pudding. Alcuni l'hanno definita un Cavendish 2.0, ma io non sono d'accordo. Cavendish è palesemente uno sdoppiamento di personalità. Akuba e Cavendish sono due personalità che vivono distinte e separate nel medesimo corpo. Invece, riguardo Pudding, per me il trauma che ha subito durante tutta la sua vita per il suo terzo occhio, come vediamo nel flashback, unito alla reazione di Sanji quando le ha fatto un complimento in merito e alla riconoscenza che ha nei confronti dei Mugiwara per aver salvato Lola, cui come Chiffon era veramente molto legata, come vediamo sempre attraverso il flashback, crea una tale confusione dentro di lei che non sa come agire. In sostanza mi ricorda un po' Gollum del Signore degli Anelli, più che Cavendish e Akuba. Il guazzabuglio in cui si trova la promessa sposa fa di Pudding un fantastico jolly da giocare. Sempre parlando di Pudding, il suo potere e il suo potere che può essere usata ad area è molto interessante. Come? Molto interessante. Come? Molto interessante. Anche se, da quanto ho capito, ha un certo limite di tempo e non funziona su tutti, ma solo sulle menti deboli. Almeno quando lo usa ad area, come ha fatto in questo capitolo, è così. Poi mi piace anche Chiffon nel suo ruolo di interprete di Pudding, è qualcosa che trovo meraviglioso e crea con Pudding delle gag ad hoc, che possono piacere così come non possono piacere. Recapitolando, abbiamo il gruppo Luffy che scappa da Big Mom verso la Sunny, il gruppo Sanji, Chiffon e Pudding, ormai conosciuti come Back of One Piece, diretti a fare la torta, e il gruppo Chopper e Brook intenti a difendere la Sunny da Katakuri e compagnia bella. Bellissima la tavola finale su un primo piano di Sanji, anche con un po' la sua faccia che ricorda un po' badass, che ricorda quella appunto di Pudding Badass nel capitolo precedente. Faccio quindi una piccola elazione. E se nel prossimo terminasse ancora una volta con un primo piano di Sanji? Come sempre vi invito a spolliciare, commentare, perché no taggare un vostro amico e condividere il mio video. Arigato! Seguitemi anche sulla mia pagina Facebook, trovate il link qui sotto. Prima però di salutarvi, vi chiedo, a voi il capitolo è piaciuto? Dov'è finita la Germa Double Six? Mentre Chiffon, Sanji e Pudding vanno a fare la torta, Capone che fa, oltre a scappare ovviamente? Avrei ancora molte domande, perché come dico spesso in One Piece, sono più le domande che le risposte. E questo ci piace. La settimana prossima niente pausa. Visto che siamo ancora in estate, Polifemo non ha chiuso un occhio, come volevano fare coloro che come me difficilmente sopportano il caldo, fate come me, bevete One Piece. E ora il mio video commento è veramente finito. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Ciao!